la ciurma, io sono Mezzo Testa e ben ritrovati qui in questo episodio di Book of Demons. Siamo a buon punto, diciamo, che andiamo a continuare sempre verso la nostra strada, verso... Cos'era l'arcidemone, quello? No, l'antipapa. Ok, andiamo. Siamo circa a metà. When fighting a lot of monsters, dispose of a summoner first, or you'll be overwhelmed. Dispose of a summoners first. Ah, ok, si dice picchia prima quelli che evocano gli altri, altrimenti continuano ad evocarne ancora di più. Oh, qua c'è questo ragazzo. No, no, questo. Ehi, no, farlo calmare. Quello sono sicura ed è un guai. Niente, ci siamo avvelenati. No, adesso ricordo che c'erano sti ragni qua che guardate quanto mi hanno fatto dannare perché si moltiplicano all'infinito. Poi si spostano a caso così. Lasciatemi in pace. Dove è andato? Buon uomo. Come state, ragazzi? Vi sta piacendo questa serie di Book of Demons? Ho notato che le visualizzazioni sono calate parecchio. Non sono mai state altissime, è vero, ma... Sono anche calate, però non mi dispiace come gioco, vorrei portarlo fino alla fine, anche perché è troppo tempo che inizio delle serie e poi le abbandono, quindi diciamo che non ho voglia di abbandonarne un'altra così tanto per... Viecce, che ti picchio? Ah, no, ops, scusi, stavo parlando con un ragno malefico della muerte. Se no abbiamo questo robino qua che è abbastanza, cioè è anche potenziato, quindi ogni 2 secondi ci dà un cuore. Dove è andato ragno? Ehi! Oddio, Aia! Morite per piacere. C'è Ultarmil Black là che mi rompe l'anima. E voi mi venite a parlare... Scusi, può evitare di spawnare tutti questi figliolini qua della morte? E niente. Come non detto. Dai. Intanto cerco di tirare giù quello che... No, non picchiarlo. Ok. Ok, fallo esplodere con calma, adesso andiamo a picchiare anche lui. Come immune, ma... Ma è immune al fuoco e immune ai danni in generale. Vai. E mo? Ma basta, ma uccidilo! Cos'è? Aio! Ma come? Ehi, allora... Togliti di mezzo i piedi, togliti di mezzo... Cos'è? Che cos'è? Fatemi passare, per piacere. Che sto perdendo tutta la vita del mondo. Ma poi, scusa, è già così buio di suo. Potresti almeno lasciarmi un pochettino più di luce? Cioè, stai accendendo tutto il fuoco della miseria qua. Allora, permesso. Posso capire che... Non è la cosa che vi diverte di più al mondo, lasciarvi uccidere il padre benemerito qua, vattene a pescasseroli, ma... Porca miseria! Oh! New gossip in town, buona cosa. Oh, cioè tutti mi danno dei nuovi gossip, vabbè. Ah dai, alla fine con quello a fare recupera vita non mi è andata neanche da fuori.
Più uno di vita pur. Mannaggia, cos'è? E che cos'è? Esplode pure. Che cosa fa? Ah, se la picchio troppo fa dei figli. Ma perché è diventato così buio? Ma sono io che è diventato improvvisamente più buio del solito? Non mi sembrava così buio un tempo. Porca mannaggia, che buio dell'oscurità. L'oscurità splendente di Verra Conte. Che cos'è? Che cos'è? Fatemi scappare per piacere. Cosa stai evocando? Ma cosa stai evocando? Cosa sto marcendo qua? Il naso, se mi prudete. Ah no, è perché si stava curando, perché forse l'ho picchiato troppo. Allora, ecco, bravo, avvelenati, muorici male. Oh, che bella cosa. Che bella cosa. E niente, e continuo a messa. Che cos'è? Lasciami stare. Allora, poi. Ah, c'è lo scudino. È bello che c'è lo scudino e allora può bruciare nelle fiamme, ma tanto non prende danno. Posso capire fosse immune al fuoco, ma no. Poi. Dai, no! E che cosa? Beh, tutti i ragni della morte! No, 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 tutti sti ragni! Ma porca miseria, lasciami in pace! Lasciami in pace! Via, via, i ragni! Fortuna che non sono aracnofobe, altrimenti. Pure quello velenoso! Ma porca miseria! Moriteci tutti. Allora, poi qua c'è la capra della morte che spona degli altri tipi. Aia. Pure mi ha ghiacciato. Che cos'è? Vomitaragni? Senti, muorici per piacere. Allora, so che prendono un sacco di danno a passare di qua, ma vita ne ho per ora. Allora, tu che fai queste giostre qua dei fuochi d'artificio della morte? Vieni un attimo qua. Ah, c'hai lo scudino, però ovviamente è nel buio, per cui non capisco un caso. Sembra che sia morto, dai. Sono andato. Via, ste lucine della morte, per piacere. Ah, qua non c'è più niente da raccogliere. No, ok. Quello non posso bere perché sono full vita. Cos'è che c'è ancora? Shrine. Ah, qua. Un'altra cura in più allora ancora. Però mi sa che non ho esplorato tutto, eh? Oh sì, no, forse sì. Boh, no, di qua forse. Tipo là sotto che cos'è tutta sta roba? No, 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 non ho esplorato tutto. No, altri ragni! Ah no, il ragno gigante, aspetta, non picchiarlo troppo perché questo si arrabbia. Dammi le stelline. Ma chi che aveva fatto cadere così sulla testa, tra l'altro? Ah, è sta capretta qua. Vuoi vedere che è stata sta capretta? Porca miseria, la capretta. Ah, per fortuna c'aveva un bel calice. Aia, no, non lei, non lei. Ma perché mi danno tutta questa. Allora, io da dove passo adesso? E niente. Ma mi lasciate in pace per piacere. Porca vita. Cosa devo fare? Dove devo andare adesso? Dove devo andare? Cosa devo fare? Sono immuni pure. Mi blocca tutto. Adesso sono salito di livello. Almeno poi ogni tanto una soddisfazione. Ah, c'è l'altro. Chi è quello? Ma cosa fai tu nella vita? Ste capre.
Non so come faccio a continuare ad avere vita. E ancora. No, lo so, è solo per quel coso che mi rigenera costantemente, altrimenti saremo. No, anche per lo scudino che mi. Che vi droppa. Ok, non so questo come mai non si sia ancora triggerato, ma. Adesso mi viene addosso di sicuro. Esplodi, ok. Questi sono tutti così. Ehi, lo sapevo, le capre, porca miseria, le capre e i loro parenti. Ok. Allora, attenzione. Perché non c'è il simbolino che dice hai raccolto tutto? Aia. Ma due! Due! Ho un Arc God Hidden e 171 di oro. 171 di oro dove stanno? Scusatemi. Qua? Devono sbirruccichio. Qua giù? Qua giù? Ok. E il dio dei ragni qua dove sta? Forse lassù in fondo. Mi sembra di aver camminato dappertutto, per cui l'unica è che sia lassù in fondo. Oltre qua. Ecco, infatti. Ah, sono salito di livello, mi sono dimenticato. Farei più mana, però. Vada, perché ho trovato due power-up di vita, quindi per compensare, anche perché ho un sacco di roba equipaggiata, quindi. Cos'è questo già? Ah, mi protegge dai colpi critici. E ho il 30% di schivare lo stun. Burning Axe. Però non ho più trovato della gente di ghiaccio. Di recente, questa potrei anche sostituirla magari, anche se l'attacco d'aria non è male. O no? C'è della roba potenza? Ah, questo ignora il danno da fuoco. E sono super potenti queste. Just to block incoming missile. Phantom Ring com'è? Ci sono un sacco di carte ancora che devo scoprire. Le spell card me ne frega poco o niente, in realtà preferisco l'equipaggiamento, che si è sempre rivelato molto efficace. Mentre le spell io, da buon combattente, me le dimentico sempre, quindi. Sì, questa battuta l'hai già fatta comunque. Ma ehi, ti avevo appena sfasciato lo scudo, come te lo rifai così a gratis? Ma poi dubito che sti monaci andassero fin giù tutti i giorni. Perché ho preso il danno? Com'è che ho preso il danno? Ah, c'è uno che tira frecce qua sotto. Porca miseria.
È uno scheletrino ancora di quelli. Ehi! Di quelli che vengono giù con niente. Cos'è questo sneaky mage della morte? Poi sneaky sto pardi. Ah, ci mancavano i ragni della miseria. Ok, ho usato una spell sto giro. Curati. Ah, ma non posso fargli danno perché c'ho il cosino. Oh, tira giù questo per piacere, tiramelo giù. Ok, morici, l'ho avvelenato lui, no, manco per niente. Figurati se lo avvelena, ma... Ok, avevo appena detto non ci sono più quelli di ghiaccio, invece, sì. Vuole così, che cos'è? Rompi sto ghiaccio qua che devo passare... tutti i... Dove è andato? Mi ha mandato ste robe puzzone addosso. Cosa sta per evocare? Dell'altra gente puzzolente qua. E quindi ci credo che è immune alle puzzolenti perché marcescente pure lui. Cosa stai evocando? Altri tre cosi qua della marcescenza. E che non voglio spingermi troppo sotto perché di sicuro c'è altra roba là sotto. Cioè, ci sono altri nemici di sicuro, va a finire che mi trovo. Eccolo, sono avvelenato. No, che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Tira giusta, gente. No, via, via con sta capra. Fatemi passare per cortesia. Mannaggia, diamine. Allora, se ti sposti non riesco a colpirti, puoi evitare di spostarti per un po' di tempo, per piacere. Allora. Questo che gli impedisce di prendere del danno, ha fatto un sacco di figli qua. E ovviamente ci sono di nuovo rimasto. Ma com'è che continuano a ucciderlo, a non fargli abbastanza danno da tirarlo giù? Ma perché si cura? Sicuro perché gli faccio del danno velenoso? Oh, io non so bene che cosa fare qua, ma lui continua a essere full vita. Io ci sto morendo bellamente. Allora, ciò che torniamo un attimo, ok? Beh, sì, tra un attimo molto breve comunque perché non c'è niente, poi devo per forza passare da lui. Ah, c'è una libreria che non ho aperto. E c'è un boss che non ho ucciso, ma la libreria sarà là sotto che ci sarò stato a girare, perché c'era il boss lì dintorno. Allora. Uccidiamo anche sto templare qua della Peppa. Allora. Se ti guarisci di per piacere. Ma porca miseria, fammi passare. Vado a cercare di non dargli. Devo fargli esplodere il coso vicino perché secondo me lo cura sono. Ecco. Ma come? Dai, gli avevo appena fatto due danni! Sì, lo so, sono avvelenato, ma voglio tirarlo giù, porca miseria, con tutto me stesso. Dove è andato?
Guarda, oh, se ti osi spawnare dall'altra gente, ma quante pizze che pigli? Tu dici tanto, vabbè, tanto le piglio lo stesso, quindi. Posso farti del danno? Allora, almeno adesso sembra che sia cambiato perché ha una forma diversa. Ehi, cosa mi stai facendo? Ah, ok, è la terza fase. Mi fai rompere lo scudo per piacere. Dove vai, dove vai, dove vai, dove vai, dove vai, dove vai? Ma cosa salti? Ma ti pare il caso di saltare, scusa? C'hanno i soffitti bassi, ma non ci sono bassi come la morte. Quanto è bassa la morte? No, ma dove vai? Ma dove vuoi andare? Ma cosa vai via a fare? Scusa, sei qua a patire le pene dell'inferno. Lascia che ti dia il colpo finale. Oh, c'è cioè 72 cuori per ogni fase. Lo so che avevo usato Formidable Fuccia, ma ho messo 70 anni per tirarlo giù. Senti, tu non rompere. Ti ci deve essere anche il tizio qua della famiglia Adams. E niente. C'è pure sbagliato. Ma allora, cos'è questa storia? Mi volete lasciare in... Oddio, pure il ragno cicciolo della morte, no, per piacere. E ho pure sbagliato, l'ho fatta partorire i ragni più incredibili della storia dell'umanità. I migliori ragni della nostra vita. No, non sono di sicuro i migliori ragni di niente della nostra vita, perché i migliori ragni della nostra vita sono quelli morti, o quelli che ti mangiano le zanzare d'estate. Allora, cos'è questa roba? Una chiave? Cos'è una chiave? Non mi ricordo, ho mai avuto delle chiavi. Te pareva. Ma poi, allora, voglio capire, mio caro guerriero, com'è possibile che c'hai una roba così giga enormica sulla testa e non te ne rendi neanche conto? Cioè, è grossa quanto due stanze. Allora, tu... Morici perché evochi la roba e non mi piacciono quelli che evocano la roba. Ah, ho visto la cesta ma non l'ho aperta, forse qua sotto. Sì. Ah, morici. Pure tu, morici anche tu. Ma moriteci tutti, guarda, non ho distinzioni qua. Un bel colpo in faccia a tutti. Non sono di sicuro razzista, capre, ragni, scheletri, tutto. Tiriamo tutto. Ho sentito dei rumori. E infatti, guarda, chi ti scende. Ho trovato anche un cuore. Yeah! Okay. Tutto a posto, level clear. Ok, allora possiamo scendere. Ah, ecco, you find golden keys. They can be used to replay a quest on a higher difficulty. To do so, move to quest boss position on the dungeon cross section. You can do quickly by clicking left mouse button on the quest marker. There are three difficulties on a quest, each with its own recommended character level. Ok, quindi mi dice, ah, guarda, se vuoi posso tornare al cuoco e batterlo a difficoltà più alta. Ok. Ma perché non salgo per niente? Ah, non sono morto. Ho pulito tutto. Ho ucciso ognuno. Beh, andiamo in città, sì. Prima di tutto ci sono due gossip. Però, oh, non mi sale più, voglio sbloccare l'avatar, ma non mi fa un Kaiser per sbloccare l'avatar. Però, no, scusate, mi dice quindi che se voglio posso andare qua. E batterlo
Ma non posso batterlo a una difficoltà più alta perché... Livello 20, non so che livello sono io, ma... Livello 19, no, appunto, sono troppo... Ah, questa è già una difficoltà più alta. Nightmare. Ed è più, cioè, più forte di quello che sono io adesso, quindi no. Beh, siamo a un discreto punto, dai, verso l'antipapa. Allora, qua mi ha detto che lei c'ha una nuova roba. Makes me think he must have other reasons to be here. Sometimes I get the feeling he feels guilty about something he had done and decided to stay to make amends. I also noticed how he changed after the bishop vanished and folks started talking about strange rituals happening in the cathedral. Of course, he wouldn't tell me anything. Maybe you'll have more luck talking to him. Ok, quindi la tizia qua dell'osteria ci dà dei gossip sul curatore, sul guaritore. Perché dice che l'ha sempre supposto una persona molto codarda. E ora invece che sono tutti spaventati, lui ha deciso di fermarsi in città. E pensa che questo sia dovuto al fatto che probabilmente ha sbagliato qualcosa e sta cercando di rimediare stando qua in città. Che però non le dice niente, quindi prova a parlarci There noi. can be no doubt about it. The bishop and his foul rituals are the source of this evil scourge. When he proclaimed himself the anti-pope, he not only committed sacrilege, but also gained unholy power that allowed him to unleash the infernal hordes upon this land. But it was only possible because of Oh, me. allora sta confessando. It was I who found the manuscript with forbidden knowledge and gave it to him. Oh, I should have kept it hidden. As soon as I showed it to him, I saw his spirit crumbling as he struggled with dark temptations. But I did nothing. So I too must carry the weight of his sins. There, I finally said it. What I lack in courage, I try to make up for with prayer. That's why I believe you are our champion and I must help you. Each day I conquer my fear and remain here. It is my penance. Ok, dice in pratica che è stato con causa di quello che è successo, perché dice che in pratica lui ha scoperto un manoscritto con delle conoscenze oscure e segrete e lo ha dato al vescovo e il vescovo è stato preso da tentazioni oscure e quindi ha seguito quello che c'era scritto su quel libro, si è dichiarato antipapa e ha liberato delle potenze oscure dal sottosuolo. E quindi adesso lui si sente super in colpa per questo discorso qua, perché non ha agito, non ha fermato il vescovo e gli ha fatto avere questo libro, anche non sapendo, cioè non l'ha fatto apposta perché voleva che diventasse malvagio, gliel'ha dato perché l'ha trovato, e quindi spera in noi, dice che lui non può fare altro che pregare, che aiutarci e che ogni giorno cioè vince la paura di stare là e continua a fermarsi, che questo è il suo modo di espiare la pena, insomma, per quello che ha fatto. Adesso posso parlare con lei? Ah, mi c'è manca ancora un gossip qua. E qua ci manca un gossip. Poi c'è il bestiario. E lei invece c'ha tre gossip che ci mancano. E lui due gossip. Allora, abbiamo due cose possibili da fare. Qua c'è il Mighty Cauldron, ok, che però non vorrei. E la Golden Key, quindi alla fine ci compra solo un'altra Golden Key, ma che non ne abbiamo bisogno.
No. Unlock card slot. Ma in realtà anche no, cioè upgrade card, ma non abbiamo trovato delle altre rune, quindi mi sa che ci fermiamo così e boh. C'è della roba che sbrilluccica perché è nuova, no? Oh. Sì, tutti i remedy non ce li ho qua. Ah, ci sono i remedy quelli super mega potenti, che però non ne ho neanche uno. Ok, buono. Detto questo, allora io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace qua sotto, iscrivervi al canale se per caso non l'avete già fatto e lasciare un commento. Che è sempre una buona pratica, però io stesso mi dimentico spesso di fare. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.